dopo Mad World, Bayonetta ed il discreto Infinite Space, è ormai chiaro che a Platinum Games, in quanto a stile e sperimentazione in termini di gameplay, ci sanno fare. Vanquish, in questo senso, è un prodotto doppiamente significativo. Non solo intende essere l'ennesima riconferma delle capacità del team, ma vanta anche la collaborazione di Shinji Mikami, padre di Resident Evil e del poco conosciuto Project Number 03, di cui Vanquish riprende un lontano e debole eco. In Vanquish ci si trova incanalati in un tunnel d'azione e adrenalina dal quale è difficile uscire. Gli stessi sviluppatori sottolineano come Gears of War e simili, per quanto ottimi, soffrano di una certa lentezza. Questi personaggi imponenti e appiedati, infatti, impiegano molto tempo per correre da un riparo all'altro, rallentando il flusso dell'azione. Di tutt'altro registro Vanquish. Dotando il personaggio di un incrementatore di velocità, infatti, questo sarà in grado di spostarsi a gran velocità da una copertura all'altra, da un punto dello scenario al successivo. Come se non bastasse, Sam potrà contare anche sull'immancabile capacità di rallentare il tempo, entrambe, naturalmente, vincolate a una barra che si ricaricherà automaticamente. Pad alla mano, Vanquish ci è parso relativamente canonico, ma anche estremamente divertente da giocare. Il ritmo, contando sulle continue accelerazioni del personaggio, è effettivamente indiavolato. Uscire dal riparo, rilasciare una breve letale raffica di colpi e scivolare verso il successivo è veramente questione di pochi attimi. Muoversi fluidamente per il livello, magari sorprendendo i nemici con una spettacolare mossa corpo a corpo, dà una sensazione quasi sensuale, che riecheggia nei rapidi e calcolati movimenti delle dita sul pad. Nel livello di prova non mancavano neppure alcune torrette, delle quali era possibile prendere il controllo per bersagliare pesantemente ogni cosa si muovesse. Uccidendone prima il pilota, era infine possibile prendere il controllo di strani bipedi molto simili agli AT-ST di Star Wars. Anche in questo caso si poteva contare su una potenza di fuoco fuori dal normale, ma si doveva rinunciare al boost di Sam. Molto meglio scendere e continuare a sparare con stile e velocità. Un ultimo appunto lo merita il motore grafico che muove Vanquish. Artisticamente ci sono pochi dubbi sull'ottimo lavoro svolto. Sam è sufficientemente cool e ricorda persino vagamente Snake, il che non guasta mai. La base spaziale, poi, non ha mancato di regalare persino qualche scorcio affascinante. In movimento, infine, le cose funzionano egregiamente, con animazioni curatissime, modelli poligonali dettagliati e una fluidità sempre perfetta. Vanquish, tanto dalle parole degli sviluppatori quanto dalla demo provata, ci ha totalmente soddisfatti. Certo, l'impianto di gioco può apparire piuttosto canonico, ma la semplice implementazione del boost in realtà apre la strada a un divertimento adrenalinico e quasi sensuale. Sparare e spostarsi velocemente da un riparo all'altro regala la sensazione di muovere un personaggio invincibile, mentre attimo dopo attimo imparerete sempre più a scattare rapidamente, quasi componendo una melodia di scivolate e tanta, tanta polvere da sparo. こいつを楽しめそうだ。